do ut des. Chi non lo fa sembra sciocco e chi lo fa sembra calcolatore. Qual è la verità? Ciao amici, bentornati o benvenuti su Amore Imperfetto, un canale che desidera darti molti strumenti per stare bene, essere felice, per la tua crescita personale. Grazie a tutti gli iscritti. Continuate a farmi sapere che cosa ne pensate dei video e dei contenuti. Oggi parliamo ancora di dare troppo a chi non merita e vi voglio dare 5 motivi per i quali spesso ci troviamo a farlo, ma in automatico, o perché pensiamo che sia giusto così, o perché vogliamo autoreferenziarci al positivo. Adesso vi spiegherò tutto e guardate questo video fino in fondo, perché vicino all'ultimo punto ce n'è uno che parla chiaramente anche della seduzione e di come le persone si allontanano quando noi diamo oltre un certo limite, anche se in realtà stiamo dando cose positive, ma la seduzione non funziona assolutamente così. Questo è un tema molto controverso, perché in un video che ho già editato, che ha esattamente il titolo "Dare troppo a chi non merita", ho ricevuto delle polemiche anche tramite messaggio in direct, dove molte persone mi hanno scritto come per giustificarsi, dicendo che loro danno in maniera incondizionata e che trovavano fumosi i miei argomenti in quanto non era ben chiaro perché io specificassi che in alcuni casi bisogna lasciar perdere. Allora, se non hai visto altri video, io parlo molto anche di persone tossiche, narcisisti o altro, e di quali dinamiche si creano quando una persona, volente o nolente, diventa una loro vittima a livello psicologico e di conseguenza perde un po' anche la lucidità nella gestione del proprio comportamento. È chiaro quindi che se noi ci troviamo a dare ad una persona che non ci sta dando niente in cambio e manifestiamo un malessere, un disagio, viene da sé che non certo perché lo dico io che non sarò neanche la prima, ma bisogna interrompere questo meccanismo perché può essere nocivo e perché l'amore incondizionato in questo senso non è il contesto, nel senso l'amore incondizionato è un modo di porsi amorevole, educato ed eticamente corretto verso gli altri, ma viene da sé che quando gli altri agiscono a nostro danno e una persona che manifesta un disagio vuol dire che in quel momento sta venendo danneggiata da un determinato comportamento, in quel momento bisogna svegliarsi, bisogna tirar fuori il sacrosanto narcisismo primario insieme all'amor proprio, alla tutela di sé stessi e difendersi da questa cosa che non c'entra assolutamente niente con l'amore incondizionato, che però viene usato come alibi perché giustamente una persona che si trova in una situazione dove magari non riceve niente e ha investito tanto amore e tanta energia, comprendo anche che sia molto difficile ad un certo punto fare un bagno di realtà e rendersi conto di quello che sta succedendo. Si entra in dissonanza cognitiva, è doloroso, tutta una serie di motivi. A tal proposito vi ricordo sempre, nel caso in cui abbiate a che fare con un malessere estremo o una persona che sospettate abbia una patologia, esistono gli specialisti di competenza. Detto questo, nei prossimi 5 punti vi voglio spiegare esattamente perché spesso e volentieri avviene un meccanismo quasi automatico nel quale noi ci troviamo a dare pur ricevendo poco oppure niente. Il primo motivo, per sciocco che possa essere, però in realtà è uno dei frangenti nei quali noi il più delle volte compiamo azioni. E cos'è? L'abitudine. Noi esseri umani, soprattutto più passa il tempo e più diventiamo adulti, visto che l'essere umano è progettato per la propria conservazione, per la propria sopravvivenza, ci troviamo spesso a svolgere comportamenti ed attività che sono legati alle abitudini, nonostante questi comportamenti possano essere negativi per noi o comunque nuocerci in qualche modo. In fin dei conti, la maggior parte delle persone su questo pianeta Terra svolge delle attività abitudinarie per poi lamentarsene o per poi non trovarsi bene e non trovare giovamento da queste stesse attività. Noi per abitudine facciamo delle cose, a volte per abitudine si è addirittura generosi o si è eccessivamente disponibili verso gli altri, e questo magari contrasta con i nostri veri desideri e con le nostre vere attitudini. E allora perché abbiamo questa abitudine?
Vado al punto 2, per le nostre credenze, credenze che abbiamo acquisito principalmente da bambini all'interno del nostro clan familiare, all'interno del nostro clan culturale, per come siamo stati appunto educati, perché qualcuno ci ha detto che bisogna essere disponibili, perché qualcuno ci ha detto che bisogna mettersi a disposizione degli altri, oppure tu come ragazza, come donna, sei cresciuta in un contesto patriarcale molto forte, oppure hai avuto dei genitori padroni, oppure hai avuto dei genitori molto spaventati di quello che poteva essere il parere degli altri. Io continuo a parlare anche in consulenza con persone che spesso e volentieri in età più che adulta vengono richiamate dai genitori perché per una frase che hanno detto i genitori li redarguiscono. Ora, io non metto becco per come vengono educate le persone in certe famiglie, però siamo sempre lì, ragazzi. Ragazzi, se questa cosa vi genera sofferenza, in qualche modo dovete trovare una via di uscita e un compromesso con quella che è la vostra educazione, il vostro format familiare, che però non deve pesare negativamente sulla vostra esistenza. Vado al punto 3. Per le aspettative, esattamente, ragazzi, la maggior parte delle persone inconsciamente fa delle cose per gli altri perché vuole ricevere una corrispondenza. Qual è una prova provata di questa situazione? Beh, quante volte le donne conoscono degli uomini che non è ben chiaro che cosa desiderino, no? Se vogliono una relazione, oppure se non la vogliono, se sono pronti adesso, oppure lo saranno tra un po'. Questa cosa, mi rendo conto, succede anche agli uomini, eh? Quindi esistono donne che non sono ben sicure perché magari, sai, ho sofferto prima. Allora, una persona allineata, arrabbiatevi pure per questa cosa che vi dico, avete ragione, una persona allineata, appena, non dopo 6 mesi, un anno, appena vede un atteggiamento poco chiaro da parte di un altro, o anche solo sente le frasi "non sono pronto, non so che cosa voglio, non sto bene, un periodo difficile, sono confuso", una persona allineata scappa. Come quando sei in spiaggia e c'è un cartello con scritto acqua contaminata. Tu non è che vai a fare il bagno per vedere se l'acqua magicamente si trasforma in acqua cristallina e addirittura curativa, tipo acqua di Lourdes. No, tu scappi perché l'acqua è contaminata, quindi non ci metti dentro neanche la punta dell'alluce. Le persone allineate, appena sentono questo odore strano, dicono: ah, ok, un'altra persona che deve capire su che mondo vive e fare pace con se stessa. Tanti auguri, arrivederci, grazie, io voglio stare bene, quindi non fai per me. La maggior parte invece delle persone, perché quella persona gli piace, perché quella persona rappresenta una sfida, perché crede che standole vicino, facendole vedere quanto sei speciale, quanto sei brava o quanto sei bravo, dandole affetto, dandole assistenza se sei un uomo, dandole sessualità se sei una donna, questa persona cambierà idea. Questa è una vostra aspettativa, ragazzi, ed è assolutamente irreale. Sarebbe come andare in banca, avere 500 euro su un conto corrente e pretendere che stando lì a fare i complimenti alla cassiera ne puoi prelevare 15.000. Non è così che funziona. Quando una persona non c'è, non c'è, e non è dando qualcosa a questa persona che riceverete indietro. Questa è la legge dell'equo scambio, è il principio di reciprocità. Ho già spiegato che anche a livello commerciale, per quanto io abbia stime e mi piaccia chi ha scritto questo contenuto, ma non è sempre reale. Anzi, in un'epoca moderna dove la gente prevalentemente prende per me il principio di reciprocità, non esiste quasi più neanche a livello commerciale. Andiamo al punto successivo, il punto 4. Avete mai sentito parlare di scatola delle emozioni? Questa è una cosa molto importante se volete anche diventare dei bravi seduttori, o comunque se volete sedurre, volete essere interessanti a lavorare sul vostro carisma. Che cos'è la scatola delle emozioni? Noi siamo affascinanti e attraenti per gli altri sulla base delle emozioni che riusciamo a suscitare agli altri.
probabilmente, se spesso e volentieri vi trovate a dare e a non ricevere, è perché quello che riesce a suscitare le emozioni non sei tu, ma è quello al quale tu stai mirando. In qualsiasi rapporto, che sia lavorativo, amicale, ma soprattutto nei rapporti sentimentali, la scatola delle emozioni, se la relazione è sana, dovrebbe più o meno essere paritetica, e a momenti c'è chi più prende e chi più dà, quindi diventa un gioco di rincorrersi ma in maniera sana, e la persona che in quel momento riesce a ricevere di più, in quel momento ha più appeal, ha più potenziale, mentre quell'altro si trova dare un pelino di più. Poi in realtà si dovrebbe ribaltare, e in tempi brevi, questa situazione, e questo gioco, questa danza è la vera e propria seduzione, per poi diventare un vero e proprio rapporto sano che comunque ti stimola. Ecco, la scatola delle emozioni generalmente tende ad essere riempita dalla persona più debole, quando la parola debole significa contestualizzato al potere seduttivo all'interno di quella relazione fra due persone. Quando tu senti che una scatola è vuota, spesso e volentieri, anziché aspettare e fare il tuo gioco o essere in grado dall'inizio di fare il tuo gioco, la vai a riempire. Quindi dai, questa scatola delle emozioni si riempie, ma di là la persona viene saturata, non viene stimolata. Quindi tu non vedi i risultati e sei portato a dare ulteriormente, e la saturazione sale. Generalmente, se la scatola delle emozioni è vuota, bisognerebbe essere dei bravi maestri per far sì che sia quell'altro a metterci del suo, perché se sei tu che per senso del dovere, per le tue credenze, per abitudine, vai subito a riempire questa scatola senza creare appeal, interesse, senza dare un po' di sensazione di mancanza, che è quello che in maniera sana, in piccole dosi, può attirare l'altro, chiaramente non sarai mai attraente per nessuno, perché è come innaffiare una pianta in maniera eccessiva. Anche se la tua acqua è pura e cristallina, ma va data a piccoli sorsi, e soprattutto quando l'altro è un po' assetato. Passatemi questo termine, è metaforico, sto spiegando i meccanismi della seduzione, però purtroppo se tu dai tanto sicuramente farai fatica a comprendere che dovresti cercare di invertire un pochino questo meccanismo. Vado al punto 5. Il punto 5, che riassume tutti gli altri 4 motivi per i quali spesso dai troppo a chi non merita, è la bassa autostima. Mi dispiace, non sentitevi triggerati, e se lo sentite potete sempre scaricare il mini corso Pillole di Autostima 2023 iscrivendovi gratuitamente al mio sito, perché così successivamente avrete dei vantaggi per fare il vero e proprio corso, che serve a trasformarvi in leoni, a aumentare l'amore verso voi stessi e soprattutto l'autostima, che è alla base del nostro successo in tutti i reparti della vita. Noi diamo troppo a chi non ne merita, perché pensiamo che il nostro prodotto, la nostra persona, la nostra attenzione, le nostre attenzioni valgano meno rispetto a quell'altro, e questa non è una credenza conscia, ma è una credenza inconscia. Se tu avessi piena consapevolezza del tuo valore, non sprecheresti né tempo né energia dando a persone dalle quali non ricevi niente, e questa cosa sarebbe un meccanismo che tu hai già in automatico e di default. E qui vengo proprio alla polemica che ho ricevuto nel precedente video. Quando tu devi scagliarti contro una persona che ti sta esprimendo questo concetto, dicendo che è il tuo modo di amare che tu ami in maniera incondizionata, io posso anche comprendere che siamo tutti diversi, però nel momento in cui sentiamo l'esigenza di giustificarsi davanti ad un discorso che non era fatto per noi personalmente, perché io questi discorsi li faccio per tutti, chi è che si sente infastidito? Chi purtroppo viene toccato nel vivo? E quale persona non viene toccata più nel vivo di quella che ha bassa autostima? Anche perché se davvero quello fosse il tuo modo di amare, quindi un'amorevolezza a 360 gradi, quella stessa amorevolezza dovresti avercela verso di me e non scagliarti verso un discorso che sto facendo in generale. Purtroppo invece spesso e volentieri si utilizza
la scusa dell'amore incondizionato per un fatto semplicemente di autoreferenzialismo, per dire io sono buono, sono generoso, sono fatto così. Anche qui, ragazzi, chi si loda si imbroda. Se tu sei buono e generoso non hai bisogno di ripeterlo ai quattro venti, e soprattutto saresti così con tutti, non solo verso chi ti interessa e non stai riuscendo a conquistare, che guarda caso è una persona che non ti considera, che ti sta generando un'altissima frustrazione, e poi tu ti sfoghi sugli altri. Quindi attenzione a questo, perché non è tanto per le persone come me che diffondono questi contenuti e che magari hanno tantissimi seguaci meravigliosi, poi uno ogni tanto poverino salta su, ma è perché quello che salta su sta male. Cioè, io lo dico soprattutto per chi sta male e non riesce a comprendere che questo è un meccanismo malato, che non c'entra nulla con l'amore proprio o con l'essere estremamente amorevoli e generosi verso gli altri. Quindi, ragazzi, ripassatevi per favore questi 5 punti. Cercate di capire magari quale dei 5 punti su di voi ha più effetto relativamente allo spingervi a dare tanto a persone che non vi danno niente in cambio. Anche perché più date a chi non vi ricambia, più vi sentirete da poco. Perché più date e più non ricevete niente, più penserete a livello profondo che quello che state dando non vale, e che quindi se una vostra attenzione di 10 minuti non vale, dovrete dare un'attenzione di 100 minuti, perché allora forse quello vale. Ecco perché siete portati a dare sempre di più, perché pensate che un vostro piccolo frangente di tempo o un vostro piccolo gesto o una vostra piccola attenzione abbia un valore più basso rispetto a quello che vi potrebbe dare l'altra persona o chi è di fronte. Non cadete in questi meccanismi, perché c'è gente che è maestra nel riuscire a prendere e nel dare il nulla. State lontani dalle persone che danno il nulla. Amatevi. Io sono sempre qui. Alla prossima. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that